Pas pak do shkojmë bashkë në Antika Osteria Lungolada, është një vend të një në afërsi të Lodit, në rrethina të Lodit, në periferi të Milanos. Një vend që mbase e njini. Unë shkova, më ftuan të shkoja për një drekë dhe më duk interesante të xhiroja vendin përreth, të xhiroja të zonjën e lokacionit, të dëgjoja historinë e saj, një milaneze e rikthyer në fshat, në periferi, në një vend pa rrugë, për të hapur nga e para atë vend që tashmë ishte kthyer në vendin e preferuar të milanezëve që vinin për dreka, për darka, për ditëlindje, për festa, për tërheqje nga puna. Vinin të festonin, vinin të ushqeheshin mirë, vinin të ushqeheshin me djathin Lodixhan edhe me të tjera gatime tradicionale vendase. Ata që gatuanin, përveç se zonja Margarita të priste dhe dinte si të priste, ata që gatuanin ishin dy 25 vjeçar, 28 vjeçar. Dy djem që kishin mbaruar shkollën e kuzhinës, ishin bashkuar pasionit të zonjës Margarita dhe kishin bërë atë vend ku të vijejes të hikej dhe të vijej përsëri. Unë intervistova, futa në kuzhinë, intervistova zonjën për të treguar juve pak si ndodh atje larg, atje ku duket sikur shkëlqejnë gjithçka. Është si ne. Është njësoj. Bëjnë diçka ndryshe, çfarë bëjnë ndryshe? Ti pyesim. Këtë po e kërkoj dhe juve, sepse unë nuk mund të shkoj kudo. Ne të dritares nuk mund të shkojmë kudo. Nëse ju mundeni, kudo që jeni, me një celular, si çisha unë, vetëm me një celular. Ja, kaq. Me këtë celularin, çfarëdo qoftë ky, sado 5, 6, 7, 8, nuk ka rëndësi. Merre, vendos tek kështu. Afroja personit, xhiroje, dëgjoje si gatuan, çfarë gatuan, çfarë ka bërë, si e ka atë vend bukur dhe na dërgon në dritare. Nëse nuk do të shkosh në restorante, atëherë xhiro rrugë të vendit ku jeton. Ose xhiro gjëra që të bëjmë për shtypin, na e dërgon me celular, bëu gazetari Dritare TV. Bashkohu me këta mira që jemi dhe do bëhemi qindra mira, kjo është e sigurt, pak po e sigurt. Dhe do tregojmë e do ndajmë histori tona. Do tregojmë Shqipërinë kudo është, kudo ka shqiptar, ka Shqipëri dhe ti do tregosh në Shqip të pres. È la raspadura lodigiana, è un grana di 6-7 mesi, non più stagionato, che si raspa in questo modo e si mangia. Come si chiama questa grana? È grana, sì, è grana lodigiana. Lodigiano, bella Lodi. Ma che bello! Bellissimo. Ho voluto fare la sorpresa oggi, perché il signore... Kjo është një kuzhinë në Lodi, si janë kuzhinat në Lodi? Allora, io voglio vedere come è una cucina di Lodi e cosa si cucina. Cos'è questo? Polenta. Questa è polenta, ma è tipica di Lodi o qualcosa che... Sì, è tipica loditana. Come si fa una polenta tipica di Lodi? Si fa con dell'acqua, della farina di polenta, e niente, va cotta quasi per un'ora, va cotta e va così. Ma tu sei di Lodi? Sì, abito qua vicino, a Dovera. Dove hai imparato a cucinare? A scuola ho imparato e dopo lavorando nei ristoranti. Hai fatto una scuola? Forse un verghiero a Crema. Questo l'ha fatto tua nonna oppure tu questo l'hai imparato in cucina? Questo qua l'ho imparato da mia nonna, che mia nonna è tipica di qua e la faceva benissimo lei. Ma ti piace vivere qua a Lodi oppure vuoi andare? Qua vicino, no, resterò qua a vivere. Vuoi avere un tuo ristorante? Oppure ti piace lavorare in una cucina? Mi piacerebbe avere un ristorante mio, però magari ci vuole un po' di esperienza in più prima.
Ah, mi piace questa. Allora puoi fare l'esperienza per certo, prima. Certamente. E puoi pensare ai soldi. Sì, poi. Ma è un altro giovane qua. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ma tu da dove sei? Io sono di Dovera, postino di Dovera, qua vicino. Provincia di Cremona, ma molto più vicino a Lodi che a Cremona. Ah, capisco. E tu hai fatto la scuola oppure la nonna? Io ho fatto la scuola e poi ho iniziato a lavorare in giro. Ma ti piace lavorare in cucina? Sì, è un lavoro che fai solamente se ti piace, se no lasci perdere subito. Almeno credo. Mi piace quello che dici. Lo sai perché mi piace? Perché vedo la gente che dice ok, cucino un po' e poi me ne vado fuori. Certo. E tu lo pensi questo? No, per ormai sono 5-6 anni che lo faccio, per adesso si va avanti, poi vediamo. Lo stesso pensa anche il collega Andrea. Collega Andrea, pure di Lodi? No, io sono di un piccolo paese proprio, si chiama Gombito, è un po' più lontano da qua. E penso la stessa cosa sulla ma cucina. Cosa avete fatto che io non ho capito? Cos'è questo? Questa è guancia con polenta e purè. Ah, mi sa che questa guancia andava a tavola 7 che era la esatto, tavola. Via esatto, con il tavolo 7 ragazzi. Ma cos'è questa guancia di... come si cucina questa? Di base viene effettuata come un brasato, viene scottata inizialmente. È un tipo speciale di molte ore di cottura. Viene bagnata con il vino inizialmente al fondo di verdure. Ma ragazzi, quanti anni avete voi? Io 25. E tu? 26. E vi piace cucinare? Bravi. Dai. Sei Sofì fuori? Tavolo 7. Signora, mi è piaciuto molto da voi. Grazie. Cos'è questa allora? Una locanda familiare? Cos'è? Sì, ed è aperta dal 1921. Io l'ho rilevata nell'86, sono 35 anni che sono qua. Chi l'ha aperto? L'ha aperto una signora qua del paese, faceva trattoria per i cacciatori. Poi io sono arrivata nell'86, l'ho ristrutturata. Da dove sei venuta lei? Sono venuta, abito a due paesi qua avanti, da Rubiano. Ho fatto 20 anni a Milano e poi sono tornata qui. A Milano cosa faceva? Gestivo una mensa, sì. E poi ha pensato, vengo... Mi piaceva tantissimo cucinare, la mensa ormai non mi dava più nessuna soddisfazione. Ho pensato di rilevare un'attività nostra, un'attività mia. E avevo qua i figli prima, poi dopo si sono sposati, ognuno ha fatto la sua vita e io continuo, ho 76 anni e spero di andare avanti ancora un po'. Ma sei bravissima, adoro però. Il mio lavoro, mi è piaciuto molto. E ora che i figli non ci sono, però gli altri ragazzi, gli altri ragazzi sono ragazzi che ho incontrato strada facendo. Diciamo che sono stata molto fortunata perché sono due ragazzi fantastici, veramente bravi, che non volevano andare, mi dicevano restiamo qua. Sì. Ma come le fa restare? Allora le paga molto? Cosa fa lei? Beh, insomma, diciamo che lo stipendio bisogna adeguarsi alle richieste che hanno, perché essendo bravi bisogna adeguarsi e bisogna fare un po' di tramite fra il lavoro che si fa, perché è un lavoro molto pesante e molto duro, e la loro capacità e la loro bravura, certo. Poi diciamo che... piace a loro star qui perché facciamo tutto noi in casa, tutto, non compriamo nulla, e allora anche a loro sono innamorati della cucina e gli piace moltissimo cominciare a fare un raviolo e farlo dall'impasto alla fine, ecco, è molto gratificante per loro, sì. Ma penso che qui lavora della gente del villaggio, lavorano tutti. Beh, diciamo che noi qui siamo un po' penalizzati dalla posizione, perché io quando l'ho scelto nell'85-86 che ho deciso di venire qui, ho scelto un posto senza passaggio, perché volevo, per me, la soddisfazione è anche vedervi arrivare,
fin qua, perché non c'è, la strada finisce qua davanti, perciò poi c'è il fiume, bisogna per forza venire qui e tornare indietro. Non è una zona di passaggio dove uno si ferma perché lo vede. Ecco, io l'avevo scelto di proposito per questo, però essendo molto fuori, non essendo sul passaggio, è penalizzato, perché ma c'è tanta gente oggi, è un giorno di novembre, ci stanno domenica, sì, sabato e la domenica funziona anche per i bambini, qua c'è molto spazio, possono giocare, abbiamo qualche animaletto, là abbiamo le caprette, abbiamo le anatre, le oche, e i bambini si divertono. E la vita le piace qua? Sì, io la mia vita qui, io sono innamorata di questo posto e penso di finire qua la mia vita, perché è troppo bello. Poi è bello anche come posto, ecco, è rustico, lo teniamo bene, cerchiamo di curarlo, però è proprio a mia misura, ecco, è quello che mi dà soddisfazione. E poi mi è piaciuto molto quello che voi cucinate, era tutto del paese. Grazie. Tutto del paese, cioè voi fate tutto quello che è di Lodi. Cioè, sì, noi Lodigiano. Manteniamo la tradizione lodigiana e cremasca, perché siamo proprio sul confine. Sì. Siamo sul confine e manteniamo questa tradizione, perché è anche giusto che le tradizioni si portino avanti, anche se magari è un po' difficile far capire ai giovani d'oggi le nostre tradizioni, la nostra cucina, ecco, perché ci sono tante tante opportunità, tante cucine, ci sono tante alternative, sì. Tradizione e amore, così che sì, questa è locanda. Sì, questo sì. Non solo da parte mia, anche da parte dei ragazzi che lavorano con me, perché non potrei avere con me delle persone che non amano la cucina. È bello questo, sì, grazie signora. Grazie a voi davvero.